Si chiama Sabri Abdul Rauf. Segnatevi questo nome e questo cognome, ripeto, Sabri Abdul Rauf, ed è un docente di giurisprudenza comparata alla Università di Azhar. È considerata, pensate, la università più autorevole del mondo sunnita e pensate che questo uomo, questo professore, avrebbe detto, testuali parole, una frase che per molti personaggi appartenenti al mondo dell'Occidente può essere considerata come una frase sessista o, per meglio dire, macabra, e sarebbe la seguente, ascoltatemi molto bene. Fare sesso con la moglie defunta non è sbagliato per l'Islam. Insomma, sembra che secondo Sabri Abdul Rauf la religione islamica contempla l'avere rapporti sessuali con la moglie morta, quindi con il cadavere della moglie. Quindi se secondo Rauf un uomo ha una moglie, la moglie muore, c'è il cadavere può essere tranquillamente utilizzato per andare a deporci all'interno della vagina, del canale membranoso per eccellenza, il seme dell'uomo. Io a tutto ciò penso che bisogna solo fare attenzione perché non si può andare in giro a dire una frase del genere. Insomma, non so se è vera questa cosa, però mi lascia piuttosto interdetto e piuttosto scioccato. Immaginatevi. Per quest'uomo, Abdul Rauf, che appunto ha una moglie, pensate se dovesse dare retta a quello che va dicendo, a quello che va predicando, gli muore per esempio la moglie e il cadavere si trova magari nella sua abitazione e magari si vede lui che tenta, perché lì si può solo tentare la penetrazione vaginale oppure anale oppure orale per quanto riguarda la donna o meglio la moglie di quest'uomo qua. Immaginatevi la scena e è meglio che vi risparmio eventuali e inutili dettagli, ma la scena che mi si è appalesata nella mia mente, nella mia testa, è una scena davvero da film dell'orrore, una scena da film horror, una scena degna di Stephen King, il grande autore di It, ma anche di altri romanzi di genere horror. Vi ringrazio per l'ascolto, non ho nient'altro da aggiungere, solo una frase mi viene da dire assurdo, allucinante, impensabile. Tre aggettivi per descrivere una frase che di fatto penso lascerà sotto shock tutto il mondo occidentale, ma anche un po' di quelli che vivono in Oriente. Grazie, questa è la mia opinione, un saluto e a presto.